Eccoci in onda con il nostro Instant Focus per parlare di finanza, di trading, di investimenti, un po' il cuore della nostra televisione e delle nostre dirette. Tra l'altro, se ci avete seguiti anche in mattinata, abbiamo continuato con l'analisi dei mercati. Tra l'altro, un periodo particolarmente positivo abbiamo visto per le borse europee, soprattutto con Piazza Affari che ha chiuso un semestre da record, più 19%, numeri così non si registravano addirittura dal settembre 2008, quindi insomma una giornata positiva per gli indici del vecchio continente e una giornata che si presta quindi ad approfondire ancora di più l'argomento. Lo facciamo con il nostro esperto che ci ha raggiunto qui in studio, ovvero Francesco Bergamini, rappresentante di Freedom Finance Europe in Italia. Buongiorno. Benvenuto, grazie per essere qui con noi. Grazie a voi. Naturalmente, ecco, diciamo, inquadriamo un attimo la realtà di Freedom Finance, che è una società internazionale di broker online e tra l'altro unico broker europeo quotato al Nasdaq, quindi insomma abbiamo proprio anche questa visione attraverso di voi internazionale. Ecco, a proposito di panorama internazionale in rapporto invece alla realtà italiana, come viene concepito il trading in Italia? Diciamo innanzitutto che forse un po' per cultura, per tradizione, gli italiani non sono un popolo di grandi investitori. Prima, ecco, tempo fa si diceva che gli italiani erano soliti mettere i soldi, i risparmi sotto il materasso, ecco, adesso più che altro li lasciano sui conti correnti, una scelta non particolarmente favorevole in questo momento, visto che l'inflazione insomma erode anche un po' i nostri risparmi. E invece, ecco, come riuscire innanzitutto a superare questa mentalità e perché investire nel trading in Italia? Assolutamente, intanto grazie mille per l'invito, un piacere essere qua. Allora, per quanto riguarda, diciamo, il panorama italiano, io direi che le attività di trading e i volumi sono sostanzialmente in linea con tutti i paesi, diciamo, del sud Europa. Per quanto riguarda più il discorso concentrato sull'Italia, io credo che questo atteggiamento, questo comportamento derivi un po' da quella che è la storia italiana, nel senso l'Italia è sempre stato un paese bancocentrico, quindi per se vogliamo tradizione e abitudini, le scelte per quanto concerne l'investimento nei mercati finanziari sono sempre state, diciamo, delegate a professionisti del settore. Allo stesso tempo, però, cosa abbiamo visto negli ultimi anni? Abbiamo visto un progresso tecnologico che ha portato, diciamo, ha portato mezzi e strumenti che permettono oggi l'investitore, non solo italiano, l'investitore europeo, ad accedere ai mercati in maniera diretta, individuale e, se vogliamo, anche a costi più ridotti. Quindi cosa abbiamo? Abbiamo assistito sostanzialmente a l'età dell'investitore medio decrescere e abbassarsi, se vogliamo, anche drasticamente, portando così nuovi investitori, nuovi clienti ad affacciarsi sempre di più sui mercati finanziari, diciamo, europei e anche americani. Una nuova platea, insomma, più giovane, più digital, anche perché, ecco, c'è un altro bias che dobbiamo un po' affrontare, cioè il fatto che gli investimenti siano appannaggio, insomma, solo di determinate fasce di popolazione, magari un po' più in là con l'età, con un reddito un pochino più elevato, e i giovani siano tagliati fuori da questo universo. Invece ci sta dicendo l'esatto contrario, che non è così. Esatto, diciamo che questo è il beneficio che ha portato la tecnologia negli ultimi anni, a non a rendere l'investimento nei mercati azionari non solo esclusivo per fasce di clientela, diciamo, più alte, ma per qualsiasi tipologia di investitore, da quello professionale a quello più alle prime armi. Mm-hmm. Ecco. E noi di Freedom Finance cosa abbiamo fatto? Come abbiamo pensato di rispondere, diciamo, a questo, se vogliamo, cambiamento socio-culturale che abbiamo? È stato quello di sviluppare una piattaforma proprietaria. Quindi, come ha detto lei, adesso l'investitore può accedere a tutti i mercati, tramite la nostra piattaforma, più di 15 mercati azionari sparsi tra Europa, Stati Uniti e Asia, tramite un unico portale, tramite un'unica piattaforma, una piattaforma proprietaria che quindi
permette di adattarsi molto più velocemente a quelle che possono essere le nuove esigenze, diciamo, degli investitori e di questa nuova fascia di clienti, se vogliamo. Certo, ecco, tra l'altro mi viene in mente, insomma, che l'immagine poi tipica, ecco, di chi esercita l'attività di trader è quella, appunto, di una persona che è circondata da computer, da grafici, dati, insomma, un po' alla Matrix, questi numeri, insomma, esatto, che vengono fuori e che sono incomprensibili. Invece, ecco, attraverso anche proprio gli strumenti della tecnologia, la digitalizzazione, tutto questo viene semplificato e diventa più accessibile. Questo, ecco, è molto importante. Un altro aspetto, ecco, che dobbiamo considerare sono la pluralità degli strumenti, ecco, che il trading mette a disposizione. Noi naturalmente nelle nostre dirette quotidiane affrontiamo e analizziamo un po' tutte le varie soluzioni, il mercato azionario, obbligazionario, i certificates e via discorrendo. Ecco, io le chiedo in questo particolare momento se dovesse dare un consiglio per la costruzione di un portafoglio sulla base, naturalmente, ecco, di quello che ripetiamo sempre, cioè quello della variazione, no? All'interno, ecco, di un portafoglio di investimento. Allora, diciamo, partiamo dal presupposto che noi siamo un broker finanziario, quindi noi mettiamo a disposizione il maggior numero possibile di strumenti all'investitore e ai nostri clienti. Noi ad oggi contiamo più di 1 milione di strumenti finanziari negoziabili sui mercati, e di recente, diciamo, inserimento anche prodotti di collocamento giornalieri a breve e medio termine. Per quanto, appunto, non mi voglio spingere troppo su che tipo di portafoglio deve avere un investitore, io credo che comunque le linee guida debbano essere quelle dell'interesse personale, quindi avere un investitore che investe in tematiche, in aziende che conosce o che riesce a comprendere bene. Poi sicuramente i portafogli devono essere in linea con l'età dell'investitore e con, diciamo, anche il profilo di rischio di ciascuno di noi. Quello che facciamo noi come Freedom Finance, oltre ad avere, come ho già detto, svariati strumenti finanziari disponibili, noi mettiamo a disposizione tutte le informazioni sugli strumenti finanziari all'investitore, in modo tale che soprattutto la tematica di rischio sia ben percepita e di facile comprensione da parte dell'investitore, che poi è anche un po' la nostra natura, il saper comunicare bene tematiche, anche se vogliamo difficili, come ha detto lei, ad appannaggio di che erano ad appannaggio di grandi investitori. Noi siamo capaci di rivolgersi a qualsiasi tipo di pubblico con parole semplici, ma che allo stesso tempo rispondono a tutte le esigenze. Certo, ecco, quindi un'informazione completa, questo anche è un aspetto molto importante, proprio perché, appunto, culturalmente non abbiamo una grande formazione a livello finanziario e solo ultimamente abbiamo visto le ultime iniziative governative, si spinge in questo senso, come l'introduzione dell'educazione finanziaria nelle scuole, a pari ad esempio, appunto, di quella civica. È giusto, insomma, che i giovani di oggi e ovviamente, ecco, che saranno poi gli investitori del presente e del futuro sappiano, ecco, come gestire i loro piccoli o grandi risparmi. Certo. E che lo imparino da subito, perché, insomma, quelle sono le nostre finanze che vanno innanzitutto protette, difese, e poi se c'è la possibilità di accrescerle, ecco, perché no? Questo è molto importante. Le faccio ancora una domanda che riguarda invece l'aspetto psicologico del trading. Certo. Perché, ecco, se ne parla moltissimo, no? Nelle varie fasi dell'attività del trading ci sono tutta una serie di emozioni con cui bisogna avere a che fare, l'ansia oppure la felicità, insomma l'eccesso, anche il picco di entusiasmo quando si raggiungono dei risultati positivi, oppure invece una fase di depressione, di abbandono quando si sbaglia un investimento. Ecco, con questi nuovi strumenti, con la digitalizzazione, è possibile magari tenere anche più a bada l'aspetto emotivo? Allora, assolutamente, nel senso che comunque l'emotività fa parte della, diciamo, di qualsiasi investitore, quindi sarà sempre molto difficile da diciamo eliminare o diminuire. Noi, appunto, siamo un broker, siamo una piattaforma, quindi cerchiamo di aiutare i clienti, rispondendo alla sua domanda per quanto riguarda le emozioni, a farli sentire, diciamo, tranquilli. Noi
diciamo, cosa facciamo dal nostro lato? Noi abbiamo puntato tanto sul servizio clienti. Il servizio clienti cosa vuol dire? Vuol dire che quando il nostro cliente ha un problema, un'esigenza o una domanda, dalla più semplice alla più complessa, è in grado il nostro cliente di mettersi in contatto col servizio clienti in maniera immediata, tramite piattaforma, tramite numero di telefono, tramite indirizzo email, e dall'altra parte appunto riesce ad ottenere risposte entro, diciamo, 15 minuti. Quindi anche, diciamo, questa sfera emotiva noi cerchiamo di contrastarla mettendo a disposizione non solo una diversità di strumenti finanziari, ma anche metterci a disposizione noi stessi dell'investitore e rispondere a tutte le domande, perché, diciamo, è anche un po' quello che fa la differenza. Certo. Essere presenti quando il cliente ha bisogno. Questo vale per il settore finanziario, vale anche per qualsiasi altro settore. Se io ho una macchina, può essere una macchina bellissima, però se ho un problema e non riesco a risolverlo, ho un altro problema. Quindi, l'affidabilità e la tempestività assolutamente anche, ecco, dell'intervento. Se mi permette, anche per quanto riguarda l'affidabilità, io credo che appunto Freedom Finance abbia uno straordinario vantaggio, nel senso di quello di essere l'unico broker europeo, come ho detto a lei in apertura, quotato al Nasdaq, ma allo stesso tempo essere regolamentato da tre autorità di vigilanza differenti. Noi siamo regolati dall'autorità di vigilanza cipriota, dall'autorità di vigilanza tedesca e quella americana, essendo appunto una società quotata. Quindi anche questo noi è una sicurezza, se vogliamo, indiretta, che non sempre il cliente vede, ma che appunto può far, diciamo, dormire sonni tranquilli all'investitore, nel senso che è una piattaforma affidabile, una società solida alla quale, appunto, nella quale impiegare appunto i propri risparmi nel mercato azionario, nel mercato, diciamo, nei mercati finanziari, che, come abbiamo detto, sono altaneranti, quindi bisogna trovare garanzie su più fronti. Certo, ecco. No, ha fatto benissimo a sottolineare questo aspetto, perché noi lo ripetiamo spesso durante le nostre dirette, ecco, affidarsi comunque sempre a delle società solide, sane, certo, affidabili, perché in questo campo purtroppo, ecco, può essere che alla fine l'investitore cada in tranelli magari, certo, ed è giusto, ecco, dare dei consigli utili in questo senso per proteggersi. Io le faccio un'ultima domanda che ci proietta non solo al presente, perché già il presente, ma soprattutto al futuro, cioè quella dell'intelligenza artificiale. Sì. Ecco, abbiamo visto come ormai sta modificando, cambiando, e lo farà sempre di più, tutti i settori. Le voglio chiedere qual è la sua previsione proprio per il settore finanziario. Certo, ma allora, diciamo che l'intelligenza artificiale è già all'interno del settore finanziario da tanti anni. Ultimamente, diciamo, stiamo vedendo dei miglioramenti molto più pubblici, molto più plateali. Quello che secondo me succederà nel settore finanziario è che tutto questo porterà innovazione, porterà quindi problematiche, certe mansioni essere svolte appunto da intelligenza artificiale, ma dall'altra parte libererà la parte umana in modo tale da dedicarsi molto di più ai clienti. Quindi anche lì la direzione è sempre quella di creare un servizio personalizzato per il cliente, a prescindere da quello che siano il numero di clienti, ma l'abbiamo visto con lo sviluppo tecnologico e oggi con l'intelligenza artificiale, la singola persona riesce a liberarsi di certe mansioni e concentrarsi ancora di più sul sviluppo di prodotti ancora più innovativi, su un servizio più personalizzato. Quindi, come tutte, diciamo, le innovazioni tecnologiche, industriali, all'inizio c'è sicuramente tanto diffidenza e spaventa, perché i cambiamenti spaventano tutti, però poi andando avanti sicuramente ne avremo tanti e tanti benefici. Certo, ecco, io comunque mi sono segnata, insomma, due parole chiave: personalizzazione, certo, e innovazione. Sono queste un po', ecco, le parole che ci faranno da filo conduttore per il prossimo futuro, anche appunto nel settore finanziario. Io ringrazio Francesco Bergamini, rappresentante di Freedom
Freedom Finance Europe qui in Italia, per essere stato con noi per questo approfondimento non solo interessante ma anche estremamente utile. Noi cerchiamo sempre, no, di conciliare questi due aspetti e di dare anche un servizio ai nostri telespettatori. Grazie davvero per essere stato grazie qui con voi. Noi. Grazie. Bene, si conclude, ecco, questo nostro Instant Focus, naturalmente non la programmazione di Le Fonti TV che continua, e quindi mi raccomando, restate con noi.